Capacità o forza specifica? Quando si parla di double pulling, non è altro che l'allenamento che sviluppa la forza resistente. A intervalli 3, 4, 5 minuti oppure continua da 20-30, anche 40 minuti. Alta resistenza e spinta delle braccia completa. Proprio per stimolare fino in fondo tutta la parte alta del nostro corpo. Indicativamente lavoreremo a circa 45-50 battute al minuto. Potenza, invece, lo dice il termine, è quell'allenamento che ricerca la massima esplosività ed elasticità del gesto. Quindi ripetute brevi, 20, 30, 40 secondi, proprio per cercare la massima dinamicità. La spinta diventa più compatta e non andremo a cercare la completa distensione delle braccia per favorire la rapidità. 70-75 o più per chi riesce a battute al minuto. Fondamentale per trasformare la forza. Consiglio mio, meglio farlo nelle settimane di scarico per avere a disposizione tutti i nostri cavalli per massimizzare l'obiettivo. Adesso siamo forti e potenti e quindi buon double pulling. Ciao!